guardando fuori dalla finestra. Ho appena concluso una video lezione di arte e mi inginocchio sull'ottomana che ho nel mio salotto. Mi soffermo a guardare fuori dalla finestra semiluna che dà sul giardino. Subito il mio sguardo viene catturato dai colori nitidi e contrastanti della natura. Il cielo è azzurro intenso, senza nemmeno una nuvola. E, man mano che abbasso lo sguardo, riconosco il cime degli alberi che si stagliano verso il blu. In primo piano, a pochi centimetri da me, ci sono cespugli sempreverdi che in primavera si animano di fiori gialli e bacche rosse. Un vialetto di ciottoli separa le due sponde dei cespugli e conduce la mia attenzione un poco più in là, verso una distesa verde brillante che termina su uno specchio di acqua cristallina, la nostra piscina. Sul lato sinistro della finestra, in secondo piano, cresce una pianta di corbezzolo che ci regala piccoli frutti rossi giallastri e un sapore acidulo, ma gustosi e dissetanti nella stagione autunnale. Lo sguardo vaga senza meta, da un albero all'altro, da un cespuglio a un fiore, a mille tonalità di verde che variano dallo smeraldo al verde bottiglia di alcune foglie, al verde intenso dell'erba appena rasato dal mio papà. È una sensazione di pace e serenità la vita, la vista di un paesaggio tanto noto e scontato, ma anche tanto ricco di novità e sorprese. Ad un tratto mi soffermo sui suoni che mi giungono dall'esterno. Si sentono gli uccellini cinguettare, le grida gioiose di mia sorella che corre libera, lo sbuffare prepotente del treno che si avvicina velocemente. E ad un tratto un intenso profumo di gelsomino mi giunge alle narici e mi rende felice, perché mi ricorda la tanto attesa bella stagione ormai giunta. Pur essendo seduta in una posizione fissa, mi immagino all'esterno e percepisco il solletichio dei ramoscelli sulla mia pelle, la frescura dell'acqua scintillante sotto i raggi del sole che mi rinfresca mani e viso e mi provoca un lieve pizzicore agli occhi, visto che è ricca di gloria. Sullo sfondo del quadro creato dalla mia finestra intravedo un insieme di cespugli e alberi che sono diventati la casetta dei giochi mia e di mia sorella. E oltre a quello, inizia una splendida pianeta chiamata Shano. Sono fortunata a vivere in un paradiso naturale e devo fare attenzione a non darlo troppo per scontato.